dico. E Dio che hanno dato l'ordine. Avanti Savoia, dice, che non scusi mai. Come di sparare su agli operai. E poi gli operai erano tutto. A piedi di Catania, su pari piedi di Catania come questi, di rompere e assaltare un capo. E stavano un po' canno prefetto, la fucca. Ma lì è stato l'errore. Ma un prefetto, cazzo, si dice davanti a Savoia. Si fai sparare su, gli operai. Perché protestano che hanno fatto l'aumento cubano. E quanti erano? Qua! All'infinito ero! Cioè, tutta la piazza piena! La piazza! Fino a, in tutto! C'era la Senato, gli scioperi, tutta la cittadinanza di Messina. E lei aveva 10 anni? No, tutto... 47, tu sì? 17, sì, avevo 16 anni. 13 anni? 14 anni, 14 anni. Io ero a scuole medie. Mio zio mi diceva che allora lui aveva 17 anni. Io di 14 anni. Gli diceva che... E coppa andare a finire pure già. Che sarebbe finito a schifo, per cui l'ha saputo il giorno prima. Il giorno prima? Cioè erano venuti per... No, perché perché poi... Perché lo sapeva. Perché poi dopo, ciao, perché poi... Perché tu, nel 47 poi... Poi succede che ci sono a fuoco magari a... No, a prefettura, alle spalle che c'è lui. Minchia, adesso una pausa, a una maniera l'esercito. C'è un carabinieri? No, l'esercito poi scendeva. E che caso c'è lì un macello? Poi quando ci furono i funerali c'era ancora più gente. C'erano 100.000 persone. Perché è uscito su tutti i giornali? No, mi ricordo io sulla cassa da morto. Non c'è la rivedere. Ciao! Sulla cassa da morto, non c'ero che ci c'è di pane. Perché lui aveva pane se ne trovava. E lì non ci furono incidenti, quando c'era più gente non ci furono incidenti perché le forze dell'ordine, le polizie erano consegnate in caserma. Sì, sì, si consegnava, e poi ci ne vuole l'esercito poi. Il 47 è l'anno della Portella della Ginestra. Sì. Andiamo a il primo maggio. È stato... Quindi il 7 marzo è venuto proprio... Un mese prima dell'elezione è stato. E qua c'era... Allora un bacino, per la c'era un bacino, non c'è tutto l'operaio di un bacino, la direzione a te, minchia, ma era una città assediata. Assediata. La classe operaia poteva andare in paradiso, ora la classe operaia muore ogni giorno, minimo uno ogni 7 ore hanno fatto i calcoli. Questa è la realtà. L'operaio non va più, se il Partito Comunista l'operaio non va più in paradiso. Non c'è niente. Ma allora morivano in piazza, ora morono sul lavoro. Ma allora morivano in piazza, ma la classe operaia ha ottenuto molto. Mica la mensa sul lavoro, i vestiari, l'assicurazione, danno un nero. Danno scendiva qua per la piano. Vabbè, uscivamo dal fascismo, quindi. Uscivano? No. Uscivano. Il fascismo è tutto 44, a me. Qua. Da suma 45, qua 44. Comunque quella era una manifestazione in Italia, era una manifestazione di parte come si disse dopo. Infatti c'era tutto il popolo, tutta la gente. La difficoltà della Camera del Lavoro, che allora era ancora unitaria nel 47. No, non esistivano manco l'auto quasi. Erano tutti dentro, la Camera del Lavoro ancora non c'era stata la spaccatura. La CGL era l'auto, non c'era, l'auto era un'auto. A chi se lui non era un'auto.